Dallo scorso marzo sono offline in tutta l'Unione Europea RT e Sputnik, due testate russe considerate sotto il controllo del governo di Mosca. La decisione non è piaciuta al Cremlino, ma ha sollevato polemiche e critiche anche in Europa, perché rappresenta la censura di due pur discutibili mezzi di informazione. Il problema di questa decisione è che è stata presa e messa in atto concretamente dai governi nazionali. I principi delle leggi sui media in Europa non danno ai governi il diritto di mettere fuori legge e mezzi di informazione, compresi quelli responsabili di propaganda. Nelle democrazie liberali il compito di autorizzare o vietare le trasmissioni spetta ad organismi regolatori indipendenti. L'input per questa operazione è arrivato dalla Commissione europea, che in tempi normali non avrebbe voce in capitolo sul tema. Ma questi non sembrano proprio tempi normali. In questa specifica circostanza l'Unione Europea si appoggia al quadro legale della sua politica estera comune di sicurezza, che le consente di agire all'unanimità per ridurre o interrompere in tutto o in parte ogni tipo di relazione economica con un paese terzo. Il problema di conciliare libertà di stampa e rischio di propaganda è riemerso in Italia con un'intervista rilasciata dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e lo spazio dato in TV a giornalisti dei media banditi. C'è un problema di aggiramento delle sanzioni che riguarda anche i giornalisti. Dunque la libertà di espressione non può essere invocata per aggirare le sanzioni. Non tutti coloro che lavorano o hanno lavorato in queste testate sono però personalmente legati al Cremlino, cosa che li rende in fin dei conti vittime di un conflitto mediatico. Non solo la Russia, ma anche i paesi europei stanno usando i giornalisti e i media come armi. Da giornalisti dobbiamo rifiutarci di prendere parte a questa guerra dell'informazione. Ma più la politica incide sull'informazione, più il mondo dell'informazione si schiera politicamente. Un circolo vizioso da cui sembra molto difficile uscire.